Oggi vi mostro come lavorare uno scialle all'uncinetto con un metodo semplicissimo. Allora, innanzitutto lo schema ci dice di fare o 6 catenelle, un cerchietto di 6 catenelle, oppure possiamo fare un cerchietto magico. Questo è il cerchietto magico. Dentro questo cerchietto vanno lavorati due gruppi di 3 maglie alte. Ora, per quella iniziale dobbiamo fare una catenella che ci viene indicata con 4. 1, 2, 3 e 4. Passiamo a fare le due maglie alte del gruppo, quindi una, due, ora 3 catenelle, una, due, tre, di nuovo 3 maglie alte, sempre dentro al cerchietto. Uno, due, questo è il primo giro terminato. Ora non dobbiamo fare altro, se abbiamo utilizzato il cerchio magico, che stringere e chiudere. Ecco qua. Per passare all'altro giro dobbiamo fare di nuovo 4 maglie alte. Dunque io faccio la prima su questo lato del lavoro, poi giro completando con le altre 3 catenelle. 1, 2, 3. Nella stessa maglia di base lavoriamo altre due maglie alte. Una, due. Quindi il primo gruppo di maglie alte è fatto. Ora dobbiamo fare una catenella. Poi, nello spazio che si è creato con le 3 catenelle che abbiamo fatto il giro prima, dobbiamo lavorare 4 maglie alte, non 3, ricordate, 4. Quindi, una, due, tre, e 4. Lavoriamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e facciamo sempre nello stesso punto altre 4 maglie alte. Una, due, tre, vedete come si forma la punta? In pratica questa sarebbe poi, diciamo, tra virgolette, la spina dorsale, verrebbe la spina dorsale dello scialle. Dopo aver fatto queste 4 maglie alte, le facciamo una catenella di divisione e lavoriamo 3 maglie alte nello spazio
spazio che si è creato quando abbiamo girato, che si è creato con le quattro catenelle che formavano la prima maglia alta del nuovo giro. Quindi facciamo 3 maglie alte in questo spazio, tutte insieme. 1, 2 e 3. Ecco qua. Questo è il secondo giro del nostro scialle. Ora dobbiamo voltare il lavoro. Quindi facciamo sempre su questo lato la prima catenella. Poi giro e faccio le altre 3. 1, 2 e 3, 2 maglie alte, 1 catenella di divisione. Nello spazio che si è creato con la catenella del giro prima, lavoriamo 3 maglie alte. Ora lavoriamo la catenella divisoria e, essendo arrivati alla parte centrale del lavoro, ripetiamo le 4 maglie alte, quindi il primo gruppo di 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle di nuovo, 1, 2, 3, altro gruppo di 4 maglie alte, sempre nello stesso cerchio. Uno, due, e quattro. Di nuovo catenella, 3 maglie alte nello spazio. 1, 2, 3 catenella, 3 maglie alte in questo spazio. 1, 2, 3, una catenella, volto il lavoro e riprendo alla stessa maniera di tutti gli altri.
Questo è l'inizio del vostro scialle, lo potete fare sia in cotone che in lana, verrà sicuramente molto bello anche utilizzando dei filati particolari. E il bello è che il lavoro scorre sempre alla stessa maniera e lo vedrete ingrandirsi questo triangolo man mano che lavorate in modo veloce e semplice. Ancora una volta. Buon lavoro e alla prossima!